Siamo qui in via Gallura, fra via Sfodelo e via degli Orti. Da molti anni i residenti chiedono all'amministrazione di mettere in sicurezza la strada. Siamo qui con un residente. Com'è la situazione e quali sono state le risposte in questi anni? Ma la situazione è quella che potete vedere, non è mutata, devo dire, a parte che la chiusura di questo spazio, la strada rimane sempre abbastanza impraticabile sia a piedi che con carrozzini. Il nostro problema è che chiediamo da oltre 20 anni, perché questa è una questione molto vecchia, che questa strada venga messa in sicurezza, che riassuma il suo aspetto originale, che abbia una sua dignità. Che noi che siamo residenti e che contribuiamo con le nostre tasse a far sì che questa amministrazione possa fare tutte le migliorie, vorremmo che anche questa strada sia migliorata, cioè chiediamo dei marciapiedi. Non vogliamo né fontane, né panchine, eccetera, un marciapiede. Questo è diventato un bacino anche turistico, cioè ci sono molte persone che fanno questa strada provenienti da varie attività, alberghi, B&B, e vanno verso il mare. D'inverno ci sono le scuole, c'è la scuola, l'istituto tecnico, ci sono le scuole elementari, ci sono bambini che passano, che hanno difficoltà motorie e che si ritrovano al centro proprio di una strada, nel vero senso della parola, a non poter passare. Chiediamo una cosa semplice, una strada per la nostra dignità di un quartiere che esiste dal 1953 e man mano si è ingrandito, ha acquisito altre abitazioni. Oggi noi vorremmo una strada, via Gallura 40, una strada e basta.